al Blue Note e clamoroso successo con un sabato davvero esplosivo. Stasera anche tu hai scelto il Blue Note perché? Perché è un bel locale, mi piace. Ma mi hanno detto che è il tuo compleanno. Sì. Quindi tanti auguri, possiamo dire quanti anni con? 35. Chi ti ha consigliato il Blue Note? Mio fratello. Salutiamo Night and Day. Silvia, buonasera, anche tu questa sera hai scelto il Blue Note. Ci sono qui al Blue Note per il compleanno di un amico, ma soprattutto per questo locale fantastico. Tre sale, puro divertimento, insomma, si diverte tanto. Ma noi ricordiamo in questo preciso istante dove ci troviamo. Allora, qui ci troviamo al Blue Note in Litorania, Ponte Cagnano Sud. E secondo me è un divertimento puro, il Blue Note, qui Night and Day è presente. E diciamo che è un'ottima collocazione perché sono tre sale, salsa, disco, cena, tutto. Dai, veniteci a trovare qui a Blue Note, vi aspettiamo in tanti e tanti saluti a Night and Day e saluti da Novella, ciao Novella! Lusso, spettacolo e tanto divertimento, questi sono i requisiti del Blue Note, ma soprattutto sempre personaggi importanti del mondo dello spettacolo. E questa sera al Blue Note special guest il mitico Fefe, buonasera! Buonasera a te, sempre bellissimo, complimenti. Ma soprattutto bentornato su Night and Day Television. Grazie a te e per l'intervista e a tutti gli amici di Night and Day. Guarda Fefe, è ogni volta un piacere poterti intervistare, ma io so anche che tu di locali ne giri tanti. Questa sera sei stato invitato al Blue Note, ma tra le tante strutture che hai il piacere, ecco, di conoscere, di vivere in pieno, cosa pensi di questo locale in modo particolare? Allora, questo locale è la prima volta che vengo, assolutamente. Poi sta su Salerno, io conosco bene questa città. È veramente una grande realtà che sta prendendo piede, è molto bello, c'è la piscina, ci sono vari... Ho notato che ci sono vari generi di musica, è quello che mancava qui a Salerno. Dal lato professionale, dal lato artistico, che cosa vuole impegno? Artistica io faccio l'imprenditore, quindi figurati. E sto organizzando un reality qui in Campania. Avrei piacere se seguite anche voi con le vostre telecamere, che si chiama Play VIP in Tour. Si parla tanto di questi reality, ma qual è la tua ideologia? Cioè in realtà molti li criticano, a iniziare dal format di Uomini e Donne, Grande Fratello, L'Isola dei Famosi. Ecco, di dicerie ne vengono dette di tutti i colori, ma tu che cosa ne pensi? Allora, ne dicono tante di noi. Ok, e poi ci guardano sempre e noi facciamo serate, quindi è segno buono, no? Quindi secondo te la televisione è diventata tutto un reality? Cioè gira la intorno... La televisione è sempre stata tutto un reality. Io non sputo sul piatto dove ho mangiato, quindi amo reality e vive reality. Ma Fefe ha raggiunto il traguardo tanto ambito? Sì, sono arrivato a 1 milione di euro, sto a posto. È quello il mio traguardo. Manca poco però, dai. Ragazzi, è simpaticissimo come sempre, ma per quanto riguarda l'amore invece come sei messo? Stai te. Sono io? Allora torni sul trono? Sì. Dobbiamo iniziare a corteggiarti? Bravo. Asso, no, no, tu non c'hai bisogno del trono, assolutamente no. Allora inizi a corteggiare tu me, no? Certo, sì. Assolutamente. Ah, davvero? Ah, ma è un onore. Assolutamente. Vuoi che ti porto in esterna? Allora la facciamo, perché la vita è tutto un reality, sì. È tutto un reality, a parte questo, la vita è bella, divertitevi, venite qui al Blue Note, però sempre con moderazione, uno in macchina che non beve, voi ubriacatevi, perché tanto andate in discoteca, si sa che si ubriacate, però almeno lasciate il guidatore che non si ubriaca. Perfetto, io ti ringrazio, salutiamo Night and Day Television e invitiamo ancora una volta tutti quanti qui al Blue Note. Amici di Night and Day, Blue Note è fantastico, venite qui e trovate anche lei che è fighissima. Parola di Fefe, intanto io due baci. Io sto a posto così. Ciao Night and Day. Ragazzi, vi aspettiamo. Alessandro, vocalista del Blue Note, buonasera. Buonasera agli amici Night and Day.
Ale, l'atmosfera è calda, la gente balla non solo in pista ma anche spiaggia, a bordo piscina. Possiamo dire che questo è il Blue Notte, una gran bella location per un altro sabato di grande effetto. Una struttura completissima, offriamo di tutto, la discoteca è il massimo, 3 sale, champagneria sulla piscina, la spiaggia dove si può anche consumare con una postazione al bar, la terrazza con gli amici di Nettore che offrono musica a 360 gradi. Ale, io ti ringrazio, allora invitami i telespettatori e salutiamo Night and Day. Un saluto a Night and Day e a tutti i telespettatori, invitiamo qui ogni sabato per tutta l'estate, seguiteci. C'è il tuo nome? Viola. Ma sei bellissima. Grazie. Come del resto è bello il Blue Notte. Bellissimo, bella gente. Quindi quanto ti piace? Tanto, tantissimo. Allora, bella gente e bella musica poi? Bella gente, bella musica e si sta benissimo, da Dio. E poi ragazzi, c'è lei, quindi che cosa aspettate, giusto? Sì, ragazze, mille. Ma il Blue Notte è l'ideale non solo di notte, cioè sceglierlo per il sabato sera, ma anche dal martedì alla domenica. Sì, esatto, tutte le sere e tutti i giorni siamo qui per voi. Ti ringrazio, salutiamo Night and Day. Night and Day, un bacio. Ogni settimana Night and Day Television vi porta nei luoghi più belli, facendovi conoscere le tendenze del momento, musicali ed artistiche. E questa notte siamo ritornati al Blue Notte. Al mio fianco non poteva mancare lui, Pierpaolo, buonasera. Salve a tutti. Siamo sempre più felici. Ah, ecco, e il cielo prima, è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Tu prima mi hai detto, Marika, questa sera ci siamo superati. In che modo, ma soprattutto in cosa vi siete superati? Abbiamo riscontrato oltre 1500 persone, non è inaugurazione, abbiamo un nostro amico Fefe che ci è venuto a trovare con tutte le sue fan. Però infatti è stata una sorpresa anche per me, lui mi ha detto Marika, io sono proprio amico del Blue Notte. Però dobbiamo dire che è un di più, perché il locale comunque sta lavorando a 3 sale, 3 sale tutte piene, 3 tipi di genere musicale, 3 target di pubblico diverso, è veramente gente da tutte le parti, è una cosa proprio esagerata, indescrivibile. Questa settimana qui abbiamo cambiato un po' le cose, perché siccome abbiamo prenotazioni di feste private, 1 o 2 al giorno, abbiamo dovuto rimandare la programmazione di giugno a luglio, quindi praticamente siamo aperti solo sabato e domenica, proprio perché è impossibile fare fronte a tutte le feste private che abbiamo. Pensa che domani sera ci siamo riservati solo questa sala qui sopra, le altre 2 sono tutte e 2 affittate per 2 feste di 18 anni, vi ho detto. Ma invece durante la giornata cosa accade al Blue Notte? Ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale del Lido, è stato un successone. Pierpaolo, l'atmosfera è caliente, è frizzante, cioè si sente la voglia, tutti quanti hanno voglia di divertirsi, poi c'è uno staff straordinario, voi siete strepitosi. È un successo senza fine, io non posso che ringraziare tutti e dare appuntamento sabato e domenica qui al Blue Notte, vi aspettiamo. Dove chi ci sarà? Anche perché ogni sabato abbiamo un ospite importante. Questa settimana abbiamo fatto Fefe, poi per un po' di tempo ci fermiamo, però tra 3-4 settimane preparatevi per Marcelo Fuentes. Ok, noi dobbiamo dare l'info? 335-6246-017. E dove ci troviamo? Litorania Magazzeno, Pontecagnano, Salerno. Pierpaolo, ti ringrazio, salutiamo Night and Day, invitiamo i nostri telespettatori. Grazie a voi che ci avete reso i primi. E il cielo è sempre più blu.